hare ram hare ram 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 hare hare krishna hai krishna krishna hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna jaya krishna hare hare

Hare Rāma Hare Rāma Rama hare rama it Ram, Hare 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 Krishna, Hare on, Had it Hare 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 Rāma Hare Rāma Rāma Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, 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 Hare, rama kriya, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama, Hare 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 Rama Hare Krishna.

Hare Krishna Hare Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare. Вдusana.

Hare Hari, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare <Mile> it <dizzy> Hare vale Had it Rama. Had it Hare Hare, it hardy, Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, it armor, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hari Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Hari Hari

Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare hari Hare Rama, Hare Rama.

Haile Krishna, Haile Krishna, Nisatrita, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Nisatrita,

Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna it Hare 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 Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare 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 it Hare Krishna, Hare up, Hare 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 Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Aani. Aani kusha, aani kusha, aani kusha, aani aani. Aani hama, aani hama, aani hama. Hare Krishna a tutti, buonasera. <coughs> Siamo molto onorati, onorati di avere con noi uh, Sua Grazia Matsavatar Prabhu, che farà un, un uh, argomento molto, molto uh, appropriato per oggi, uh, per i nostri tempi, e ci darà una visione positiva per il futuro. Spirituale, il nostro cervello spirituale <ride> è altamente negativo. Ma uh, without further ado, invitiamo Matsavarta Prabhu to uh, cominciare. Desiderosi di ascoltarlo, sono molto desiderosi di ascoltarlo. Hare Krishna, Daniele, Daniele, mettilo come protagonista. Grazie per l'invito, buonasera a tutti, molto lieto e onorato di essere qua con voi a trattare un tema molto impegnativo, soprattutto da qualche minuto fa che eh, Trae Dasprabu mi ha chiesto eh, di dire qualcosa eh, in termini in termini eh, di serenità. È sempre possibile, ma è certo, è un impegno per tutti noi. Io posso offrirvi alcuni punti di vista e voi, come se fossimo in un volo, io metto un'ala, voi dovete mettere l'altra. Per cui è veramente una questione... Di da che punto di vista si guarda allo spettacolo odierno. Se lo guardiamo dal punto di vista che vogliono che noi lo guardiamo, poveri noi. Poveri noi, perché in questo modo ci predisponiamo in maniera cadaverica, passiva, a subire la propaganda. Quindi, la prima richiesta è quella di pensare con la vostra testa e soprattutto cercare di andare più in profondità possibile. Io adesso prego il Signore per fare la mia parte e prego anche voi perché possiate fare la vostra. Grazie a Krishna Loka, grazie a Thay Das Prabhu, grazie a tutti voi. Io. Mi attivo in maniera che a me è quella più idonea, cercando di farvi anzitutto una introduzione che non può che essere breve per il tempo breve che abbiamo a disposizione, ma che potrebbe essere una chiave di lettura o un punto di vista o una prospettiva che riesce a mettere in linea gli elementi di realtà ed espungere quelli di invenzione, di, di menzogna, di, eh, di apparenza, che non solo è priva e distante perciò dalla da realtà, dalla verità, perché la realtà prima ancora è verità, ma addirittura inserendo elementi di illusione, elementi di distrazione, elementi che operano contro, remano contro la vostra possibilità di comprendere che cosa realmente sta accadendo. Quindi eh, partirei da qui. Cercate di essere sereni, cercate di avere una buona disposizione all'ascolto, quindi non ostacolare l'ascolto e non consentire alla, me alla, mente, alla mente di mettersi di traverso, perché se si mette di traverso all'inizio eh, non riesce ad allineare eh, gli argomenti e a confrontarli pacatamente. Deve essere un dialogo molto pacato, molto pacato. In Occidente eh, si potrebbe dire platonico o socratico o aristotelico, ma noi appartenendo alla mh, tradizione che apparteniamo, diciamo come fosse un dialogo upanishadico. Quindi uh, un dialogo che pur nel mezzo alla drammaticità, e non dobbiamo negare la drammaticità in cui stiamo vivendo non dobbiamo edulcurare edulcorare in maniera artificiale eh, quel che sta accadendo perché altrimenti saremmo noi fabbricatori eh, di falsificazione e falsificheremmo tutto ai nostri danni quindi verrebbe a trovarsi tutto contro di noi quindi dobbiamo stare di fronte alla drammaticità dell'esistenza ma con una consapevolezza, questo è importantissimo, questa è la prima affermazione forte di stasera, dobbiamo guardare tutto dalla prospettiva dell'eternità. È tutto il linguaggio della Bhagavad Gita che ci chiede, che esorta a guardare tutto dalla prospettiva dell'eternità. Intanto chiedo alla regia se mi può preparare un testo, eh, il tredicesimo e il quattordicesimo eh, eh, del, del secondo capitolo della Bhagavad Gita. Quindi nella prospettiva dell'eternità si può stare di fronte a quel che sta accadendo con serenità. Non perché, ha, non perché sia sereno il panorama che stiamo osservando, ma perché la serenità deve essere in noi, non nel panorama che stiamo osservando. Allora, questa è la breve premessa che vi avevo <ride> anticipato. Eh, ci torneremo più volte perché... Se si mettono giù in maniera corretta le premesse, poi c'è la possibilità di portare avanti un pensiero eh, che abbia la sua efficacia nel fornirci punti di vista che ci danno una speranza di libertà, di verità, di giustizia. Majana Tirandasya Janan Jana Shalakaya, chacun miritamiena Tajmah Shri Gora Venama. È importante che abbiamo non solo una visione di eternità dalla prospettiva dell'eternità, ma anche di accompagnamento nell'eternità. L'eternità non è qualcosa in cui si può fare un tuffo e infilarsi da soli dentro. Occorre avere una guida, avere eh, chi ci accompagna eh, in questo viaggio, perché è il più grande viaggio che si possa fare nella vita. E l'eternità è proprio la caratteristica della vita, è la caratteristica Sat. Poi c'è anche il CIT, che sarebbe l'aspetto cognitivo sapienziale, la facoltà attraverso la quale, in virtù, in forza della quale, si riesce ad apprendere, a ricordare e a elaborare. Questa è la facoltà CIT, che è una facoltà tipicamente della coscienza, è la coscienza che lavora per noi, è, è la coscienza che ci dà questo contributo straordinario. Per uscire eh, dalla prigione dell'io empirico, il falso ego, a Ankara. Ora è importante che ci sentiamo davvero guidati, ci sentiamo protetti. Cioè, questa conoscenza di cui sto parlando eh, non è una conoscenza acquisita da me tukur, ipso facto, come eh, eh, qualcosa che ho eh, concepito, concettualizzato, adesso la voi. No, no, niente affatto, questo è proprio l'insegnamento della Bhagavad Gita, del Bhagavata Purana, eh, che ci dà le guide, è proprio questo che significa, è van param param praptami, ma raja come troviamo nel quarto capitolo della Bhagavad Gita. Voi siete tutte persone sveglie, intelligenti, siete persone interessate a questi temi, quindi avete proprio gli ingredienti migliori di base. Perché anche avendo una forte intellettualità, ma senza la fede, senza la bhakti, senza uno spirito eh, devoto, la intellettualità che sarebbe la ragione, la tanto decantata ragione sulla quale l'illuminismo ha costruito un'epoca storica, la ragione, ma andarono talmente oltre, talmente a estremizzare la ragione, eh, che poi sfociò eh, nel razionalismo estremo e nell'iperrazionalismo, per cui misero sull'altare la, la ragione e tirarono giù dall'altare Dio. E questo ha fatto l'illuminismo, questo è stato il gran lavoro del Settecento, che pur avendo delle componenti e delle figure ideali di grande valore, però il movimento nell'insieme poi ha degenerato. E ecco, questo che non accade anche a noi, ecco, perché dobbiamo avere i testi della tradizione ben chiari, ben lucidi, ben cari. Cari, non solo chiari, ma anche cari, cari al cuore, che il nostro cuore sia proprio eh, negli shastra, e che vediamo il mondo dalla prospettiva degli shastra. Questo è importantissimo. chakshusha shastra, gli occhi delle scritture, guardare attraverso gli occhi delle scritture. Però ci vogliono anche i nostri gli occhi e, e ci vuole anche la nostra ragione, perché se vi ho detto che con la sola ragione non si va troppo lontano, vi dico che neanche con la fede cieca si va tra, tanto lontano. Noi siamo fatti per mettere insieme, Praupa l'ho spiegato tante volte, Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta, Swami Praupa, ce l'ha ripetuto molte volte, che dovete utilizzare l'intelligenza, o dovete utilizzare la Buddhi, perché in questa dimensione in cui siamo, noi abbiamo un gran bisogno della Buddhi, non della Buddhi da sola, come dice il terzo capitolo della Bhagavad Gita. Nel terzo capitolo della Bhagavad Gita eh, Krishna spiega ad Arjuna che oltre alla materia, la prakriti grossolana, quella fisica, quella visibile, eh, eh, c'è un'altra realtà sempre pre-critica, che sono i sensi, che è la mente che è ehm, l'io empirico, il falso ego, Ankara, e la Buddhi. Dice però se ti vuoi situare veramente bene ti devi situare sul piano spirituale, sul piano atmico, sul piano dell'atma, perché solo situandoti sul piano della ecco questa è la prospettiva di cui vi parlavo prima, solo situandosi sul piano dell'atma ecco che tutto si rischiara, tutto si chiarisce. Si chiarisce. Deinos mia tadde come rajuva nangerà tadde antraptir, dirà statranna muiati. Allora, che cosa c'è di, di, di lamentevole nel mondo? In quello odierno, ma anche in quello eh, di 80 anni fa. 80 anni fa eravamo nel mezzo della seconda guerra mondiale, sotto i bombardamenti, sotto la distruzione, eh, con il cibo razionato, con il coprifuoco alla notte, eh, con, eh, con le persone più giovani, più, più, più vigorose, strappate alle loro famiglie e mandate forzatamente a fronte. Quindi non è la prima volta che ci troviamo sull'orlo del baratro. Non è la prima volta che c'è... Noi, eh, se guardiamo la storia, la storia ci rimanda a tante disgrazie per cui è passata l'umanità. Ecco, l'importante è capire in che cosa consiste la paura. Perché il virus più pericoloso che sta circolando adesso... Non è tanto il virus fisico quanto la paura, che è un virus molto subdolo. Perché una persona è impaurita, è pronta a fare le cose più turpi. Intanto perde l'intelligenza. Perché quando la mente è confusa dalla paura, subito si perde l'intelligenza e la memoria. Quindi la persona vive esclusivamente in quel coriandolo di tempo, in quel pezzettino di tempo che è il presente del momento, il presente. E invece no, invece noi bisogna avere sempre, mantenere sempre una prospettiva, una prospettiva del passato e una possibile prospettiva del futuro. Ma con questi due tempi, quindi con gli aspetti temporali del passato, del presente e del futuro, tricalaghià. Eh, le tre distinzioni che si fa del, del tempo, tricala, eh, il triplice tempo rappresentato dal passato, dal presente e dal futuro, dobbiamo poi declinarlo al nostro presente, ma consapevoli che il nostro presente è l'eternità, non il presente transeunte, non il presente di di passaggio, di rapidissimo passaggio, di velocissimo passaggio, che è la modalità con la quale opera la eh, mutazione, l'eterno mutare. Parinama è il termine sanscrito che indica l'eterno mutare. Noi siamo i mutanti, tutto è mutante, tutto muta, tutto si trasforma, tutto diventa diverso. Quindi, chi dovesse vivere nel presente sarebbe continuamente preda della paura, preda della paura. Perché la paura è la paura del cambiamento. E se voi vi prendete degli appunti e poi ponete domande, io ho un gran piacere di mettermi proprio nello spirito di servizio, eh, nel rispondervi, nel fare il meglio delle mie possibilità, perché le vostre domande possono ricevere le migliori risposte. Io non so di quale qualità saranno le mie risposte, però insomma questo è il mio impegno di darvi le migliori risposte. Allora, fatta questa premessa, nella premessa ci siamo tutti impostati nella prospettiva dell'eternità. Abbiamo detto che quel, tutto quel che accade è l'eterno mutamento, che è la caratteristica tipica, peculiare, di questo livello di coscienza che è rappresentato da questo mondo. Quindi in questo mondo è dominante questo livello di coscienza. Quindi se noi siamo nel mondo, quindi viviamo nel mondo, ricordiamoci che è temporaneo perché noi non siamo fatti per vivere in questo mondo, infatti non siamo fatti per odiare, bensì per amare. L'amore, la Bhakti, prema Bhakti più precisamente, prema e Bhakti sono le dimensioni nostre. Quindi si uscirà da questo gioco al massacro, da questo cruento, spaventoso gioco al massacro, se ne uscirà solo con l'amore, ma non l'amore sentimentale. Non l'amore, eh, quegli amorucci che sono essi stessi un'evidente manifestazione del parinama. No, l'amore di cui parlo è della stessa natura dell'eternità di cui abbiamo, preso, abbiamo deciso di prendere il punto di vista. Allora, salute e malattia non esistono proprio se non la visione illusoria dell'uomo. Noi non siamo né sani e né malati. Noi siamo eterni ed eternamente giovani e felici. E non è una fiaba questa, è la realtà. Ma allora da dove spuntano i concetti di salute e malattia? O pace e guerra, o guerra e pace per far contento Tolstoi diciamo guerra e pace. Così è il libro del suo è il titolo del suo libro e qualcuno potrebbe anche andarlo a leggere. Guerra e pace. Guerra e pace sono fasi alterne della vita in cui eh, mh, i milioni di karma individuali mischiandosi con tra loro e creano il karma collettivo in cui noi subiamo la conseguenza delle azioni che le persone hanno compiuto. Noi possiamo uscirne, ma non possiamo eliminare il karma, perché il karma non lavora, non opera contro di noi, eh, come qualcuno malamente commenta. Eh, ho sentito in un commento... Una persona che parlava del karma, della reincarnazione, diceva: Ma come fanno gli hindu a subire una legge così tremenda, così eh, eh, liberticida, così minacciosa come la legge del karma? E la persona che parlava non aveva una visione chiara e completa, non aveva, non aveva sì, aveva parlato delle scritture, delle scritture degli hindu. Ma probabilmente senza approfondire, senza averle lette, senza aver fatto un percorso vero che uno deve fare per, per apportarsi a una realtà. Perché dico così? Perché il karma non è contro di noi, non c'è un dio vendicativo eh, che ce l'ha con noi, che si è sempre malito perché abbiamo fatto eh, dei peccati. Dei... Niente, niente di tutto questo, anche questo è sentimentalismo. Eh, guardate quando io dico sentimentalismo e sentite che ne parlo in maniera sicuramente non simpaticissima. Io intendo la devianza da sentimento, perché il sentimento ha valore, il sentimentalismo molto meno, posto che ne abbia alcuno. Così dire pietà, la pietà ha un gran valore, è, un, è una delle più grandi virtù, caruna. Ma il pietismo non è mica la pietà, così come il sentimentalismo non è il sentimento. Così eh, come eh, la persona autoritaria non assomiglia neanche un po' alla persona autorevole. Quindi dobbiamo essere autorevoli, a ragione veduta, perché ci siamo fatti una conoscenza, un... perché abbiamo... Sviluppato concetti che volevamo chiarire, conoscere, e, e così come vogliamo diventare autorevoli, perché vogliamo parlare non con autorità, eh, autorati, autoritativamente. Eh, eh, questo non è bello, noi dobbiamo parlare in maniera autorevole, quindi le persone devono riflettere su quello che abbiamo detto e viva loro, viva Dio, bontà loro, eh, possono accogliere perché ritengono eh, soddisfacente ai bisogni di verità, di giustizia, eh, eh, di compassione. Quindi con questa visione del mondo, con questa visione del mondo, e con la lietezza di cuore a prescindere da quel che accade fuori di noi ma fuori di noi è anche il nostro corpo non è noi perché noi siamo atman aham Braham Asmi, non sono aham mameti non sono il corpo quindi il corpo è già non una periferia ma proprio già fuori le mura è <ride> come potremmo dire con il linguaggio medievale tutto quello che era fuori le mura non faceva proprio parte della polis, no? Ne nemmeno nel tempo greco. Allora, per venire a noi, insomma, noi abbiamo bisogno di questo percorso, passare anche per periodi amari, oscuri, eh, pericolosi e anche eh, dolorosi. Perché ma perché abbiamo da purificarci. E noi sappiamo che il dolore ha una funzione evolutiva. Per favore, che qualcuno di voi non comprenda male e si metta a procurare dolori a tutti quelli che vorrebbe vedere <ride> vedere progredire perché non funziona così. Voi dovete fare il bene, non il male. Voi dovete aiutare le persone ad alleviare i propri dolori. Ma il dolore viene come conseguenza delle attività rajotamasiche, diremmo nella tradizione. Le attività malvagie, i malvagi, duskritinam nella Bhagavad Gita, loro producono il male. Il male è, 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 è prodotto dai duskritinam, dai malvagi. Quindi noi quel che c'è da fare in questo periodo è fare quanto più bene possibile. Ma questo bene, o sommum bonum, come lo chiamavano i latini, è, dobbiamo definirlo che cos'è. Perché il bene che diventa male è frequente, e anche il male che diventa bene è frequente. È la stabilità del bene che possiamo definire con una, con una definizione latina, sommum bonum, lo definisce anche Fraubus, summum bonum più volte. Eh, perché il suo linguaggio vittoriano, nell'inglese vittoriano c'erano molti latinismi, e eh, questo è uno, sommo un bonum. È il supremo bene, è quel supremo bene che a noi interessa. Eh, non un bene cangiante con il male, e quindi complice del male esso stesso, e nemmeno di un male che diventa bene. Eh, di cui contentarsi, no? Non deve diventare bene, ma deve diventare sommum bonum, deve diventare il supremo bene, <ride> paragatir, eh, il supremo scopo. Ed è di questo che noi parliamo, perché questo cancella la paura. Di che cosa hanno paura le persone? Le persone hanno paura di soffrire e di morire. Ma perché hanno paura di soffrire? perché sono totalmente identificati con il corpo, perché hanno paura di morire, per la stessa ragione, perché pensano erroneamente di morire. Quando raggiunge la fine del primo capitolo, si pone in una posizione eh, quasi di contrapposizione rispetto a Bhagavashe Krishna, dicendo non combatto, ma ha fatto tutta una lunga spiegazione sul Dharma, su... Eh, sul fatto che se i capi famiglia muoiono poi le donne si perdono e si avrà una prole indesiderabile eccetera eccetera insomma sembrava un pandita, sembrava un grande saggio Arjuna lo ascolta cortesemente e così dobbiamo imparare a fare anche noi quando sentiamo parlare altre persone anche quando vanno fuori strada e poi gli dici guarda Arjuna hai parlato con parole veramente elevate però i saggi non hanno la preoccupazione che hai tu. Gata sun cha, gata sun cha. Gata sun gata sun cia. Eh, Loro non si turbano per coloro che vanno, per coloro che vengono. Bhagavad Gita, capitolo secondo, sloka undicesimo. Loro non si turbano per chi va e chi viene, per chi muore e per chi nasce, come lo traduce Prabhupada a volte. Ecco, loro sanno che nessuno muore. È molto chiaro questo. Noi nasciamo come infanti, passiamo per tutte quelle fasi fino alla vecchiaia, eh, l'adolescenza, la maturità, la senilità, la vecchiaia, già, e capiamo che noi siamo gli stessi. È il corpo che indossiamo, che ha avuto tutte le modificazioni e trasformazioni. Eh, parinama di cui parlavamo prima. Quindi questo è uno degli antidoti, uno dei farmaci, per così dire, preparatori al guarire dal, dalla paura. Paura di che? Paura di cosa? Chi è che ha paura? Certamente non sono io in profondità che ho paura. Sono io superficialmente, frettolosamente e superficialmente, quando mi identifico con i contenuti della mia mente. Quando io mi identifico con i contenuti della mia mente, comincia la paura. Quando lo scenario si modifica, comincia la paura. Perché? La nostra identificazione a Ankara, da cui nasce eh, l'io storico. Quell'io, nel mio caso, che è nato a Ponsacco 77 anni fa. Eh, ma <ride> quell'io lì, a prescindere da quali tempi stiamo vivendo, è destinato a estinguersi perché al momento di lasciare il corpo questo non sopravvive e perché non sopravvive altrimenti replicheremmo la vita successiva con una monotonia spaventosa senza che ci fosse nessun beneficio ma invece, come ho detto, il karma serve per darci una seconda opportunità e poi ne dà una terza, una quarta, una centesima, una millesima a coloro che hanno difficoltà a comprendere in che cosa consiste la vita, quella vera, che va scritta con la V maiuscola, come amore con la A maiuscola. Quindi nel momento che noi prendiamo consapevolezza che ci sono solo trasformazioni, Noi sappiamo che sopravviviamo a tutte queste sopravvivere a tutte, a tutte queste modificazioni, trasformazioni. E ancora più chiaramente allo shloka 20 del secondo capitolo della Bhagavad Gita dice Nai geate mriateva kadachin, na yambutva vitava, nabu na buyaha, a giorni tasha suiampura no, nahanni a non conosciamo la morte, non conosciamo la nascita. Quindi l'essere precede la nascita e prosegue, continua a persistere, è persistenza stessa, persiste dopo la morte. Quindi non muore, non nasce, non nasce, non muore. Eterno da sempre. L'eternità non c'è un prima e un dopo, eh, perché sarebbe un inizio e una fine, no, è l'eternità. È l'eternità. Eh, è proprio tale quando non c'è né nascita né morte. Non c'è nascita e non c'è morte. Quindi la paura ha questo grande eh, eh, trasformatore o estintore, estingue la paura. Ma la paura è estinta, ritorna. Questo è il problema, perché da tutte le parti che le persone si girano trovano in, anzitutto una propaganda terroristica ossessiva, che è passata disinvoltamente eh, dalla salute alla guerra. Insomma, queste cose qui, no, che, insomma, se le guardiamo con un po' di distacco, non è difficile capire che sono le stesse persone, che è la stessa logica, cioè, che è lo stesso strumento con cui terrorizzando pensano di manovrare meglio i manovratori. Ecco, ma noi distaccandoci da quello spettacolo esteriore e contemplando la realtà che è dentro di noi, e parleremo anche di questo, noi andiamo incontro a un futuro senza paura. E se noi ci risvegliamo, ciascuno che si è risvegliato, dallo sguardo, dalla luce che ha negli occhi, eh, dalle parole che usa, da come si muove lo spiega a Krishna. La domanda di, di Arjuna, che gli dice: sì, ma io come faccio a riconoscere uno così? E Krishna comincia a dargli questi punti di riferimento per capire eh, perché una persona e come una persona si trova e come una persona la si può interessare a, a vivere nella realtà. Bene, detto questo, che è già gran parte eh, dell'introduzione de, de, della premessa e per lasciare poi a voi tutto il tempo che serve per porre domande e che, come dice Cristian alla Bagalaghita ancora capitolo quarto, tocca 34 di se vai a come ti presenti? E ti presenti ponendo domande, ma le devi porre in uno stato di umiltà e, e, ed essere disponibile anche a servire in cambio di ciò che ricevi. E questo è questo grande insegnamento che è proprio veramente un pilastro della nostra costruzione nell'agire nello spirito della Bhakti, che noi troviamo la modalità per cui si estende continuamente la nostra percezione delle realtà nella prospettiva dell'eternità sentendoci proprio non identificati con la mente, con il corpo, col contesto sociale, con il ruolo, con, il, eh, con lo status e eh, con tutto quello eh, di cui è costituito l'io falso a Hankara. Quindi manca solo un aspetto che descriverò in breve, brevissimamente che il nostro rapporto simultaneo con la realtà esteriore affinché non sia una fuga dalla società affinché noi non ci alieniamo dalla società e pensando di andare a fare grandi ascetti in realtà abbiamo perduto un'occasione straordinaria per compiere il nostro dovere che è quello di aiutare gli altri Studia la Bhagavad Gita e spiegala, parlane con chiunque incontri. E questo è il nostro scopo. E questo è il significato di Sankir. Che lo potete estendere a tutti e quattro i comparti sociali. noi possiamo agire a qualsiasi livello sociale riconoscendo quali sono gli elementi costitutivi del carattere dei nostri interlocutori. Per cui noi senza scappare, senza fughe dalla società, noi possiamo rimanere nella società senza essere turbati da ciò che accade nella società. Se scappassimo dalla società, la società rimarrebbe senza guide, senza riferimenti, senza modelli comportamentali affidabili. Noi abbiamo un ruolo, un dovere, anche Arjuna nella Bhagavad Gita, specialmente alla fine del primo capitolo, ma un po' anche nel secondo. Eh, un po anche... Ma... Ha fatto un viaggio a Arjuna in quei 700 stocca della Bhagavad Gita grazie a Shikrishna. E comincia anche lui nell'inferno. Si sente così male che si sente la gola riarza, eh, le, le orecchie che gli rombano, eh, non sente forza neanche per tenere, per, per afferrare l'arco, cioè lui sente, diremo oggi da un punto di vista eh, psicologico, in preda a una forte depressione. E perché si è identificato con lo scenario che sta vedendo, è proprio questo il punto. Tutto il lavoro che fa Krishna è fare in modo che faccia un'inversione a U la sua coscienza. All'inizio, nel campo di Kurukshetra, è tutta estrovertita, tutta rivolta all'esterno, all'esteriorità, ai suoi parenti, alle persone che conosce. E, e pian piano Krishna lo fa ragionare, lo fa ragionare, e questa coscienza inverte. La, il punto di osservazione e eh, si guarda dentro, perché noi siamo dentro, <ride> non siamo quell'immagine quell che ci rimanda allo specchio, siamo dentro. È dentro che troviamo noi stessi, che troviamo la gioia, che troviamo l'eternità, che troviamo la sapienza. È, è un viaggio. Abbiamo da fare un viaggio. La Bagavagita è il viaggio di ragione e noi dobbiamo fare il nostro viaggio. Anche Dante. Inizialmente dalla selva oscura voleva andare nella luce, voleva, eh, nella grande commedia di Dante, che è definita poi divina dal, dal Boccaccio, dal Petrarca, più di 50 anni dopo, eh, ma non, non gli è possibile, deve passare dall'inferno anche Dante. Argiuna passa all'inferno, Dante passa all'inferno. E che sono io per evitare l'inferno? Ecco, ce l'hanno servito l'inferno. Benvenuti all'inferno, ora sta a noi uscirne e possibilmente fare un corridoio <ride> per aiutare tante persone a uscire dall'inferno. E non dobbiamo stare alle regole dell'inferno, dobbiamo uscirne dall'inferno. Se stiamo alle regole dell'inferno diventiamo sodali con l'inferno. Ma noi non siamo soldati, non vogliamo essere soldati, e neanche le persone che incontriamo eh, possiamo sopportare eh, che siano così avvogliate di inferno, di odio, chi è avvogliato di odio è avvogliato di inferno. Ma se voi lasciate che l'inferno faccia la sua propaganda di odio, ma voi sapete che non siamo fatti per l'odio, bensì per amare. Noi amiamo comunque, e questa pratica dell'amore è proprio la via della Bhakti. Se leggiamo con cura, con attenzione, più volte il capitolo dodicesimo della Bhagavad Gita, e in particolar modo gli shloka da 13 a 20, abbiamo una chiarezza eh, tale, che dobbiamo proprio metterci d'impegno per fraintendere, ma si fraintende perché ci sono i condizionamenti. Ecco che allora bisogna avere una disciplina sadana, una epistemologia che ci consenta di vedere quando compiamo un errore o quando sentiamo che qualcuno ci dice qualcosa che è erroneo, aiutarlo. Occorre la modalità, occorre a secondo di chi è il nostro interlocutore. Non si può neanche agire subito, bisogna essere pazienti, trovare l'occasione giusta per poter intavolare quello che chiamavo prima un dialogo upanishadico. La Bhagavad Gita è conosciuta anche come Gita Upanishad, quindi è lo stesso linguaggio. Pensate alla bellezza di quel dialogo tra Krishna e Arjuna, parlano di cose ma drammatiche, Sanno che da lì a poco dovrà eh, entrare la tragedia e tante persone eh, soffriranno, saranno ferite, mutilate, morte, uccise. Ma con la visione che Krishna dà ad Arjuna, Arjuna riesce a sostenere eh, il suo dovere, quindi a sopportare eh, uno spettacolo che solo poco prima... Non era capace, non sarebbe stato capace. Bene, io ho tanto altro da dirvi su questo tema: sul tema di come costruire un futuro in cui si possa veramente vivere bene, il che significa vivere sul sentiero della realizzazione spirituale, altrimenti il bene si trasforma in male, le comodità. Si, si trasformano in supplizi e eh, 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 il benessere, l'abbondanza si trasforma in razionamenti. Ora pensano a razionare, razionare. Razioneranno anche il pane, chissà. I sciapati, razionati. Riusciranno a razionare eh, eh, e tanto dolore. Questo è un cammino, come dice Dante, è un, è un percorso, quando dico il percorso dell'anima, come ho detto prima, la realizzazione, è un percorso, è un, è un viatico, è una via iniziatica. È Dante dice, e io da solo mi apparecchiavo al cammin, al cammin do, doppio, sì del cammin, sì della pietà. Io mi apparecchiavo. Alla guerra, dice Dante. Quindi mi preparavo alla guerra. Beh, possiamo prepararci anche noi. Non perché giustifichiamo la guerra, lo dico qui, lo dico e lo ripeto. La guerra va ripudiata. Senza se e senza ma. Ripudiare la guerra. Perché non si spegne un conflitto aprendo un altro conflitto oppure fornendo le armi ai belligeranti. No. Dobbiamo portare ben altro, dobbiamo portare il dialogo, dobbiamo portare una prospettiva di eternità. E qualcuno mi scrive, ah, eh, ma loro non sono per niente interessati. Beh, devi provare pietà per loro. Non, non sanno quel che fanno e non conoscono il bene, eh, hanno compiuto... Eh, ciò che ha abbruttito la loro mente ora non sanno che cosa dovrebbe essere fatto e magari fanno il peggio pensando di fare il meglio ma non conoscendo il meglio <ride> eh, quando va bene va il meno peggio bene io mi fermo qua e penso di avere preparato il terreno a un dialogo che va naturalmente approfondito vivere la pace nei tempi di guerra sì non c'è altro da fare vivere la serenità nel mezzo all'ansia alla paranoia direi all'angoscia senza diventare angosciati e quindi la preghiera il servizio devozionale il bene tutti, quando dico tutti, non escludo nessuno, nemmeno non escludo nemmeno i duchetinali, quelli che proprio il male lo, produ lo, lo producono, lo producono eh, con strategie di provocazione, lo, lo producono con minacce, lo producono. Eh, forzando le persone a fare quello che non vorrebbero fare. Rispretti, e loro sono funghi. i veri malfattori e noi dobbiamo avere pietà anche per loro, altrimenti non funziona. Vedere nemici e anche amici è il frutto di un delirio, è l'operazione di una mente nel delirio. Noi dobbiamo vedere con un occhio di equanimità. L'equanimità ci aiuta a non fare scelte frettolose e superficiali, a non schierarsi con nessuno, mantenere la nostra neutralità non per trarci fuori per benefici personali, no, per poter aiutare tutti. Quindi anche su questo, se avete qualche dubbio, dobbiamo approfondirlo perché è un dato importante. La nostra neutralità non è un fuga dalla realtà. È l'unica posizione dalla quale possiamo fare il bene per tutti e aiutare tutti si può quando non abbiamo né alleati né nemici, ma siamo amici di tutti, benefattori di tutti, almeno questa è la nostra intenzione e quindi bisogna essere coerenti anche con le nostre azioni. Di incoerenza Penso che ce ne sia già troppa in, in sovrabbondanza. Cerchiamo di non aumentare la sovrabbondanza dell'incoerenza. Vuoi leggerla Daniele? A voi la parola. <ride> C'è una domanda sul, da Facebook, sulla chat l'hanno trascritta da Prita. Mm. La, la Bene, sì. Daniele, la vuoi leggere tu? Grazie. La domanda del titolo è una domanda per il beneficio delle persone che si stanno avvicinando al messaggio della Bhagavad Gita. In questo testo ci sono due concetti. Da una parte viene detto che le cose avvengono grazie al consenso dell'anima suprema, poiché Shri Krishna è il testimone. E anche colui che sancisce. E dall'altra parte si dice che il Cristo rimane neutrale con questa manifestazione materiale. Potresti spiegare questi due concetti filosofici? Grazie. Ma in, una, in uno scambio eh, della natura di questo, eh, che abbiamo insomma, quel tempo eh, limitato a disposizione. Possiamo dire che Dio è ovunque, ma diventa visibile, e avvicinabile, soltanto per coloro che con una vita purificata, con una condotta coerente e continua e senza interessi personali, senza interessi egoistici, Krishna si rende disponibile. Quindi non c'è e c'è. È in manifesto, ma si manifesta. E si manifesta in innumerevoli maniere. Certo, non, es non essendo una cosa del mondo, non si può vedere con gli occhi. I nostri cinque sensi funzionano con le cose del mondo, con il mondo oggettivo. Ma Krishna non è oggetto, è soggetto, anzi direi che è il supremo soggetto. E il soggetto uno, Eko Bahunam, nella Kata Upanishad è descritto, è l'uno che diventa molteplice che diventa la moltitudine, che diventa tutti noi. E, e ancora nella Bhagavad Gita dice, eh, eh, le, le, le anime, voi, siete tutti i miei, tutte le mie promanazioni. Ma mai van su, gi valokè, sanata, ma lascia indriani, precritistani, carci. Parti di me, siete parti di me. Provate la paura, il disagio, lo sconforto, perché vi siete identificati con la mente. E a causa di questa se voi state vivendo un incubo. Volete uscire dall'incubo? Questa è la via. Io ci sono, se volete vedermi, se volete dialogare con me, giocare con me, di là. Significa questo, è eh, il gioco, eh, l'assoluto entra nel relativo per giocare, per, eh, eh, per attrarre e per rendere possibile eh, la riunificazione tra l'uomo e Dio. Quindi non c'è una reale dicotomia, non c'è una contraddizione. Lo si deve vedere nelle due prospettive, nella prospettiva della persona che ha voltato le spalle a Dio, che anche questi disastri che stanno accadendo, tutto, eh, cioè noi non dobbiamo pensare di dare la colpa a quelli che stanno ai vertici della piramide, la colpa è tutta loro, sì apparentemente, ma senza la complicità di tutti noi non ce la farebbero a fare il male. Fanno il male perché ci sono molti malfattori al mondo. Perché tutti abbiamo colpe, perché tutti abbiamo eh, compiuto devianze, per cui loro sono eh, i migliori devianti e quindi hanno perso la leadership, quelli che sanno deviare meglio di tutti gli altri. <ride> quindi noi dobbiamo fare in modo di assumerci la nostra responsabilità, e nell'assumerci la nostra responsabilità abbiamo una visione molto più ampia invece che difendersi rigidamente, e barricarsi dentro le nostre illusioni, alle nostre false credenze, false credenze, è meglio che noi ci assumiamo la nostra responsabilità e cerchiamo prima di tutto di diventare noi la migliore versione che vorremmo vedere nel mondo e, e, e aiutare quante più persone possibili. È questo l'argomento. Proseguiamo. Daniele, ci sono altre domande? C'è uno di Elisa, c'è uno di Letizia e poi ci sono altri. Bene, allora sotto. si può leggere noi? Possiamo leggerle noi? Allora devo vuole leggere no? Può vederlo? Grazie Daniele. L'altra domanda è perché alcune persone, anche stando all'inferno, si sentono apparentemente felici? <ride> apparentemente dura poco quella felicità. Se le osservi, queste persone passano dalla felicità all'ansietà con grande velocità, per rimanere nella rima. Eh, è come chi gioca d'azzardo. A volte è esaltato, si esalta, e poi quando comincia a perdere si deprime. E se uno vuol passare dalla depressione all'esaltazione all e viceversa, beh, io dico che quelle sono turbe della personalità, quindi è una persona già patologica in quel senso. Solo che quando la patologia è così diffusa, è così. Eh, eh, fenomeno comune sembra quasi che sia normale ti assicuro che chi si illude poi si delude proseguiamo la prossima domanda la pone Fabrizio Fitipaldi, quando c'entra no ah ok allora scusate in... non si sente dal, dal pubblico non si sente potete leggere voi allora no. se no posso eh, leggere se sì, lo facciamo noi sì se sì, potete leggere. Di elisa. Voi. No, no. di elisa identificandoci come re Cristo questo non commettiamo eh. l'errore di costruirci un nuovo falso ego spirituale eh. <ride> Sì, certo, ci sono anche devoti fanatici, ma come ci sono devoti di tutte le religioni fanatici? Dobbiamo non diventare fenomeni fanatici, religiosi fanatici, politici fanatici, scienziati fanatici. Il fanatismo è, un, è, è una patologia, è un è, è, è è un comportamento coatto, le persone quando sono fanatiche non hanno più il ben dell'intelletto. Noi non dobbiamo essere Are Krishna così eh, a fede cieca eh, 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 Giustamente, come hai detto tu, può diventare un'altra uniforme che combatte contro altri con altre uniformi. E queste erano le guerre di religione. Ma tu non sei obbligata. A diventare un Hare Krishna fanatico, un Hare Krishna totalmente calato in quella dimensione da perdere il rispetto e il piacere di dialogare con altre fedi. Krishna dice nella Bhagavad Gita: quando uno vuole adorare una persona, vuole adorare un Deva e chiede a me la fede per farlo, io gliela concedo. Quindi occorre questa apertura. E con questa apertura non si corre il pericolo che te paventi. È un pericolo reale quello che hai paventato, ma non è detto che tu te ne debba fare una malattia. Noi abbiamo scelto, ognuno di noi, per gune e per karma, ha un gusto per il divino, un gusto particolare per il divino. E noi abbiamo scelto questo gusto. Eh, abbiamo fatto questa esperienza e questo gusto è aumentato, però attenzione, eh, non deve essere imposto, perché l'imposizione, a pari graha, è, una, è un disturbo della personalità. Eh, eh, è uno dei dieci yanama e niyama. Eh, se noi imponiamo la nostra volontà su altri... E non siamo più in salto vagona non abbiamo più la, eh, quella leggerezza di ascendere ai cieli più alti ma rimaniamo stagnanti dove siamo dobbiamo proporre proporre dare l'opportunità alle persone di capire cosa stiamo facendo in cosa stiamo credendo senza imporre alcunché nel momento che si impone abbiamo fatto un danno ma Prima di tutto a noi stessi, <ride> perché il carattere impositivo poi eh, diventa autoritario e commette errori, su errori, soprattutto errori di giudizio. Perde tattva viveka, la capacità di discernere, perché è contaminato dall'imposizione, dalla, dalla voglia che ha di imporre le cose agli altri. Non dobbiamo imporre alcunché. E allora in questo modo. Non corre alcun rischio. Dimmi se hai capito <ride> o se devo aggiungere qualcos'altro. Chi ha posto questa domanda ha capito o devo aggiungere qualcos'altro? Mm -hmm. Elisa, Elisa. Elisa. <ride> ah, grazie a te, grazie a te. Per avere sollevato la questione, che hai sollevato, perché è sì. possibile che apra una finestra anche per tanti altri per vedere oltre a quello che credevano fossero i loro limiti. Nadia? Non eh, Non vedo bene. Ecco qua, sì. Si sente spesso dire in questo periodo che il mondo esterno è un riflesso di quello interno. Quando hai spiegato che noi siamo dentro e non fuori, hai inteso questo? Non esattamente. Non esattamente. Allora, sicuramente non, è, non sei andata fuori dal perimetro del bersaglio, ma non è il centro. Quando io ho detto che siamo dentro, ho anche detto che non dobbiamo alienarci dal fuori. Noi dobbiamo avere una percezione che la visione esteriore è sotto il dominio di certe forze il triguna in particolar modo. Noi per fare le nostre valutazioni dobbiamo essere dentro. Essere dentro è purificarci avere la nostra coscienza elevata per poter agire fuori con quella coscienza di dentro mentre quello che mi stai chiedendo è si sente dire in questo periodo ma si sentiva dire anche prima te lo assicuro che il mondo esterno è un riflesso di quello interno è sì, vero nove messaggi comunque io ho risposto a questa domanda che sarà di qualcuno immagino eh, no. nadia di nadia ecco eh, nadia giusto e eh, quindi io sto spiegando questa questo concetto questa apparente dissonanza questa apparente contraddizione non c'è contraddizione perché ho anche detto e quindi è giustificato chi fa questa domanda e come infatti all'interno del bersaglio del, 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 del centro ma non è nel centro io ho proprio detto che noi siamo tutti colpevoli che noi abbiamo contribuito a creare un mondo di paura e di violenza con con il nostro agire e quindi il mondo esterno è l'effetto del nostro mondo interno è per questo che dobbiamo tornare all'interno con la preghiera, con la meditazione, con il servizio devozionale, con l'adorazione di divinità, con la sadhana, proprio perché in questo modo, trasformando la nostra percezione della realtà, possiamo rapportarci al mondo esterno in maniera costruttiva. Quindi, se il mondo esterno eh, è venuto così con questo con questo malessere è stato grazie al nostro contributo, la conseguenza del nostro contributo. Adesso il mondo dovrebbe migliorare con il nostro contributo e non dobbiamo pensare di essere soli nel dare questo contributo. È per questo che dobbiamo estendere l'amicizia, il sentimento dell'amicizia, della solidarietà, il sentimento della compassione ancora prima della misericordia e in questo modo il mondo esterno si trasforma in meglio va bene nadia grazie sì bene proseguiamo andiamo oltre sì eh, volevo chiedere di commentare un'affermazione di scila praupa che sembra che non c'entri con la conferenza, ma ho fatto dei collegamenti nella mia mente e avrei bisogno di chiarimenti. Due punti. Il nostro movimento, oltre una comunità, offre una comunità spirituale che porta la pace nel mondo. Come facciamo a non scivolare? nel considerare il, il movimento un'utopia no non è un'utopia il movimento non ho assolutamente detto questo ho detto eh, prima due o tre domande fa mi pare elisa non so chi fosse posto che bisogna essere attenti a non immedesimarci in maniera sbagliata errata perché abbiamo visto che la fede cieca, la fede che non ha cognizioni di causa, eh, poi impiega la forza. L'autoritarismo invece dell'autorevolezza l'abbiamo visto accadere in, in, molte, in, in molte religioni, anche in quelle tipicamente monoteistiche eh, dei tre monoteismi medio orientali. Abbiamo visto... Eh, eh, che è un pericolo reale. Io non ho detto affatto, non c'è nessuna contraddizione col fatto che il movimento, il movimento, e anche il movimento è fatto di molte sfumature, è fatto di molti leader, è fatto di molte... bisogna vedere, bisogna vedere dove, come, quando ci sono errori, eh, ci sono mh, eh, mh, comportamenti. E... E condotte e politiche che sicuramente sono di altissima virtù e ce ne sono altre che magari vanno riconsiderate e se facciano parte del movimento o facciano parte di qualche individuo eh, che le vive così secondo la sua coscienza nel movimento ecco andrà distinto ma bisogna studiare caso per caso quindi è vero che eh, eh, che i grandi valori che ci sono, se li viviamo nel modo come eh, è indicato nella Bhagavad Gita, negli Shastri, dagli Acharya, eh, prendendo esempio Sua Divina Grazia Battivedanta, Swami Prabhupada, sicuramente non si commette un errore, ma appunto era quello che dicevo, però bisogna viverlo con una coerenza, con una. Non, non semplicemente prendere la tessera del movimento e pensare di, di essere a posto, oppure vestirsi come si vestono nel movimento e pensare di essere a posto, oppure eh, eh, salutare tutti con, dei, ehm, con delle parole eh, convenute. No, no, il punto è che dobbiamo entrare molto più in profondità e la coerenza deve essere molto più estensiva e, e praticamente illuminare tutto quello che, che facciamo nella vita. Che non è la cosa più facile del mondo ma è l'unica cosa da fare prego sri la vita alcuni spiritualisti pensano che noi non dovremmo avere una opinione su ciò che succede <ride> Pensi che possa essere utile forse per proteggere il movimento, le famiglie, i devoti, non esprimere opinione su ciò che sta succedendo? Ecco, io eh, potrei fermarmi qua, ma leggiamo anche cosa c'è di ulteriore rispetto al punto interrogativo. Ad esempio come hanno fatto i sufi o i drusi, eh, riempiendo diritti iniziatici, la via della devozione per proteggere i loro membri. Allora io non so esattamente a cosa ti riferisci quando parli di sufi e drusi. Eh, io conosco diversi autori eh, diversi autori sufi e non mi pare poco e non mi pare proprio che si astengano dal denunciare i mali del mondo <ride> come eh, non si è astenuto scila Prabhupada condannando la guerra in vietnam eccetera eccetera cioè durante i tempi della guerra in Vietnam, non vent'anni dopo che era finita, oppure eh, esprimendosi, esprimendo le sue perplessità e anche di più rispetto alla conquista della Luna, le passeggiate sulla Luna dell'uomo. Eh, io, io non condivido che noi dobbiamo astrarci dal mondo al punto da non mostrare eh, le pene, le contraddizione del mondo. Quello che io invece dico e ripeto continuamente è di non prendere parte di no di non fare politica politicante partitistica, di diventare eh, una 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 parte che si contrappone ad altre parti. Noi dobbiamo avere il senso della verità altrimenti abbiamo mancato al nostro scopo della vita. Vanno bene i riti, certo che vanno bene i riti, vanno bene tutte le attività religiose, eh, anche le donazioni vanno bene. Speriamo che non vadano a finanziare eh, il combustibile di tutte le guerre, cioè le armi. Bene, andiamo avanti. Può leggere qualcuno perché le mie corde vocali stanno già accedendo. La domanda è, avrei una domanda, già che sembra a prima vista impossibile essere amici di tutti, si può dire che ci sono piani di realtà diversi e che dobbiamo imparare a distinguerli e a armonizzarli? Sul piano dell'Atman, in contatto diretto con l'anima suprema, siamo nell'amore e nell'equanimità sperimentiamo quella dimensione ci aiuta a diventare equanimi anche nella dimensione dello spazio e del tempo nella dualità dove ci sono amici a vari livelli di profondità e anche persone meno amiche e ostili con le quali devo comportarmi con compassione ma anche prudenza certo proprio così esattamente è questa la via è... È la via del, del, del dodicesimo capitolo della Bhagavad Gita, che eh, il devoto che mi è veramente caro e che agisce in maniera equanime con amici e nemici, che guarda poi da un'altra parte, nella Bhagavad Gita, che guarda con equanimità al bramano, al, all'elefante al condottiero lì dell'elefante, al, al cane, al mangiatore di cani, guarda con equanimità. Da un'altra parte la una chiesa dice, eh, mi è molto caro chi vede tutti in me e vede me in tutti, c'è tanti modi per dirlo, comunque come lo hai esposto va bene, non ci sono contraddizioni. Noi non si devono vedere amici e nemici, dobbiamo vedere tutte persone che a loro modo stanno eh, in un percorso. Tutti seguono il sentiero che io ho tracciato, dice Krishna la gita ma ognuno lo fa nel loro modo, anche gli asura. Anche gli asura seguono un, un sentiero, solo che deviano e vanno fuori dal sentiero, ma in quel sentiero Krishna ha previsto anche gli Asura. In fondo, in fondo, in fondo, in fondo, ora sarebbe interessante fare una digressione sulla teodicea, eh, non solo quella medievale, non solo quella della scolastica, ma anche quella del Seicento, Leibniz, Spinoza e altri, in cui il male è un ingrediente del mondo, perché il male serve come stimolo. A rifugire il male a chi intende la lezione che intende la lezione rifugia il male il male deve essere conosciuto perché se è sconosciuto la persona può fare anche il male quindi tutto questo è estremamente eh, sottile se si vuole a un certo livello finché non entriamo nello spirito della dell'esercizio delle virtù dell'esercizio delle della bhakti, de, de, dell'esercizio dell'amore. Quindi pra, la, la pratica d'amore, una pratica d'amore che eh, scioglie tutti questi nodi. E vediamo che dietro al malvagio eh, c'è un'anima sofferente, confusa. Ma non è confusa l'anima, è confusa la mente. Perché l'anima non si confonde. Bhagavad Gita, capitolo secondo. shloka 25. Non perde mai di lucentezza l'anima. La, la, ma è la percezione, gli strumenti di percezione, è la sua mente che è confusa, per cui eh, ecco che arriva il comportamento dushkritinam, del malfattore. Quindi noi non dobbiamo eh, discriminare a chi fare del bene. Il bene è per tutti, se poi non l'avessimo capito dalla Bhagavad Gita, c'è la vita di Sri Chaitanya Mahaprabhu che... <ride> che il chiaro insegnamento, la chiara indicazione, eh, la massima ostilità, se vogliamo chiamarla così, per me non è ostilità, anzi è uno strumento didattico, ma quello che, hanno, che hanno visto a volte come ostilità è che ogni tanto ha preso le, le distanze da qualcuno. Quella era la masse, il massimo livello di ostilità di Cittadinavara, di persone offensive, persone aggressive, persone malvagie che volevano distruggere la sua dignità volevano distruggere eh, eh, la sua eh, la sua buona condotta eccetera si sarà la proprio prendeva le distanze ecco al massimo possiamo fare questo noi ma non da tutti non dalla società da persone particolarmente virulente persone particolarmente virulente bisogna lasciarle dove sono senza disturbarle che il saggio non turbi l'ignorante mentre compie i suoi doveri e piuttosto eh, eh, proporgli modelli di devozione ma è qualcosa di impegnativo quindi si deve partire eh, da da un livello e pian piano pian piano aiutare la persona perché poi tutte le persone hanno percorsi di apprendimento e di evoluzione diversi quindi bisogna studiare uno ad uno i nostri interlocutori ma è bello e eh, siamo sicuri che non ci annoiamo mai perché io ho incontrato decine migliaia di persone e vi assicuro di non averne mai trovate due identiche tra loro quindi abbiamo sempre di fronte una novità La domanda era di Noemi Alessio, è un atto di Maria Alvaro, caro maestro, vuoi approfondire il concetto di presente? Non può essere una finestra sull'eternità di Maria? Presenza? Cosa vuol dire di presente? Non ho capito bene. concetto di presente, non può essere una finestra Ah, di presente, presente, sì, il qui ed ora, il qui ed ora, ok, okay. benissimo. Allora, da una parte dobbiamo dare una grande importanza al qui ed ora, perché in effetti abbiamo innumerevoli qui ed ora, e questa è l'eternità. <ride> Sono tanti qui ed ora. La persona che vive nell'eterno, nell'eternità, è sempre un qui ed ora. È bellissimo questo concetto. Ma invece come la vivono gli Asura, come la vivono persone che sono ubriacate dal mondo, dai guna, che sono le energie costitutive del mondo, e vivono con disperata paura che il tempo gli sfugga di mano. Infatti, il tempo non può essere controllato. Dice: È difficile controllare il tempo, e Krishna risponde ad Arjuna: Tuttavia, è possibile se noi. Abbiamo Abhyasa e Vairagya. Abhyasa significa una disciplina continua e Vairagya significa un distacco emotivo, un sano, sano distacco emotivo, non un, non un distacco patologico, con rabbia, con rancore, perché questa cosa non ha funzionato. Non è, no, no. Un sano distacco emotivo da che sta accadendo la guerra, sano distacco emotivo. La persecuzione, sano distacco emotivo. La malattia. Non esiste malattia e salute. L'essere spirituale non conosce la salute fisica, la salute psichica, la malattia fisica, la malattia fisica. No, è al di sopra di questo. Sono i corpi che indossa che passano attraverso questi accidenti. E, e, e la persona capace tollera all'inizio del dodicesimo, tredicesimo, eh, della, della Bhagavad Gita, che dice, eh, eh, Sparsha, eh, eh, dice che il caldo e il freddo sono tutte percezioni sensoriali. L'estate e l'inverno, la gioia, Dukhada, la gioia e il dolore, tutte, sono tutte percezioni del qui ed ora. Bisogna lasciarle scorrere, fare il meglio in quel momento, tutto quello che scorre lo facciamo filtrare dallo sguardo di eternità, quindi lo purifichiamo con lo sguardo di eternità, con la consapevolezza che siamo eterni e che queste sensazioni sono tutte temporanee, tutte brevi, tutte brevi. L'importante è non diventare morbosamente attratti da ciò che provoca piacere perché quello ci incatena, quello ci condiziona e poi diventa la causa di tutti i mali. E i scarsa già Boga, Duca Iona Vate, adianta vanta con te shura, ma Buddha. Poiché le percezioni sensoriali sparsa hanno un inizio e una fine, poi ci lasciano sempre insoddisfatti. Quando dicono che la fortuna va e viene, non sta mai fissa in un punto. La Bhagavad Gita lo spiega in una maniera molto più filosofica, eh, che anche i piaceri vanno e vengono. Se una persona li rincorre i piacevoli, i piaceri diventano condizionati da questi piaceri. E questi condizionamenti sono poi all'origine di tutti i dispiaceri che seguono. Ehi sa sparsaggia boga, quella è proprio la, eh, il seme di tutti i dispiaceri e la ricerca spasmodica del piacere. Quindi anche lì sano, distacco emotivo, senza fare gli sdegnati, senza eh, proprio, come dire, eh, questi gesti, no? Perché sono, sono fuori dalla, dal sentiero vero. Ci sono dei cibi sattici che danno piacere, ma noi li mangeremo con eh, moderazione. Prima di mangiarli faremo l'offerta e quindi la faremo rispettando quel principio a cui poi segue eh, l'acquisizione del cibo. Ma il, la mente è preparata, i sensi sono preparati dalla preghiera, eh, dalla volontà di accogliere il cibo in una... Eh, particolare forma da purificarlo prima di eh, la, la purificazione nell'offerta kratua è, è il rito è, è il sacrificio l'offerta del cibo che ci rende però il qui ed ora un cibo può essere buono e non c'è alcun peccato non c'è alcuna devianza nel sentirne la gioia, il piacere, anzi, Suzu Khan Kartnaghi Yanki fa così, poi in tutto che chi, chi apprende questo dharma, Bhagavad Gita capitolo 9, 2, chi apprende questo dharma, poi trova grande felicità in, tutta la, in tutte le cose che fa. Proprio adesso penso che di questa gioia che mi dà essere con voi, penso di ringraziare Krishna Loca e, e Traidas, che entrambi eh, hanno organizzato, hanno fatto quello perché noi ci incontrassimo, perché noi avessimo... Non posso che ringraziare tutti voi, proprio uno ad uno, ad uno ad uno, uno ad uno, uno ad uno, perché io senza di voi non avrei la possibilità di offrirvi questa prospettiva per entrare in comunione con voi come abbiamo fatto attraverso le domande che è un mezzo proprio efficace è il mezzo ram rammentato e raccomandato da Krishna da DVD Pranipatena Pariprasnina se vai a Pranipatena quindi con umiltà Pariprasnina domande a tutto tondo se vai a e con lo spirito di servizio e questo è il modo per acquisire conoscenza e anche per offrirla ad altri. Quindi ci siamo immessi in un percorso che è sacralizzato nei testi della Bhagavad Gita, quarto capitolo, shloka 44, 34. Quindi sono molto contento che facciate queste domande, che tutto ciò che si può chiarire deve avvenire in un'atmosfera di gioia, in un'atmosfera di, di cooperazione, in un'atmosfera... Eh, di reciproco affetto, eh, di, di solidarietà in, in questo senso. E sempre mi raccomando, raccomando perché Krishna lo raccomanda, perché Prabhupada spesso solleva a questo punto, la misura, in tutto dobbiamo avere misura. Io ho offerto questo cibo, quindi ora è diventato sacro, ora io ingordamente, ne faccio una scorpacciata, eh no, eh no, occorre la misura, occorre la misura. La misura è yoga. Lo yoga è misura. Una persona che non ha il senso della misura è costretta ad affrontare molti dolori nella vita, molte sofferenze, perché nulla va bene. Ah ma io ho fatto come mi hai detto tu e poi mi sono trovato con un'indigestione. Eh, ti hanno visto mangiare e con quell'appetito lì mangiarli con, con quattro mani e certo che poi ti fa male. Quindi la misura, la modalità, cioè occorre tutto, occorre che noi veramente siamo sempre consapevoli di quel che stiamo facendo. Allora, ci sono rimaste due domande, uno di Tonia, se vuoi leggere Daniele. Prego. I, I miei omaggi, Prabhu, pur certamente consapevoli dell'eternità dell'anima, proprio non riesco a superare il terrore della violenza incerta e subita dagli esseri sul piano materiale. Come posso emanciparmi per pres preservare l'intelligenza spirituale e sentirmi eventualmente anche pronto al supplizzo del corpo materiale? Ma intanto meno male che non sei indifferente, perché il male più grande è rappresentato dagli indifferenti, quelli che hanno capito che devono girarsi dall'altra parte, che loro hanno le loro cose da fare, quindi chi è nei guai ci resti, ma con questa mentalità presto i guai cadranno anche sulla testa di chi ragiona così. Quindi intanto, grazie, il mio è un apprezzamento per quello che hai inserito nella domanda, significa che sei sensibile. Anche qui la sensibilità deve avere una moderazione. Non esagerare nella sensibilità. Perché se esageri, è una sensibilità è una sensibilità patologica. Sono contento che tu sia sensibile, ma non esagerare. Devi avere questa sensibilità, devi sentire la necessità, il bisogno di aiutare chi soffre e quindi fare tutto direttamente o indirettamente quello che ti è possibile, ma senza esagerare. Perché se esageri Sembra che tu sia più buono di altri, sembra che tu sia più produttivo dei dati e invece non sarà così perché prima o poi, a seconda dell'esagerazione, eh, ti trovi in qualche grave incidente. Sì, si deve avere pietà, non pietismo, pietà l'abbiamo già chiarito. Sentimento, non sentimentalismo, l'abbiamo già chiarito. Ma allo stesso tempo devi essere attento che questa pietà non turbi la tua intelligenza, le tue energie, il tuo equilibrio, altrimenti non è pietà, è pietismo. Auspico che tu abbia capito quello che ti sto dicendo. Se tu hai qualcosa da aggiungere perché non fosse chiaro, io approfondisco, ma la risposta è questa. Anche Arjuna era emozionatissimo, al punto che non riusciva neanche a tenere in mano l'arco Gandiva, al punto che non riusciva neanche a respirare, anzi non riusciva neanche a tenersi in piedi, ha dovuto sedersi. E eh, attenzione Arjuna eh, non era nelle migliori condizioni di compiere il proprio Dharma, sua Dharma, kshatriya sua Dharma, eh, se fosse rimasto in quello stato di emozionalità. Krishna lo calma, lo riequilibra, gli fa vedere eh, l'importanza di osservare quel che sta accadendo dalla giusta prospettiva. E poi vediamo nel corso della Bhagavad Gita, è, è un crescendo di equilibrio di Arjuna. Arjuna non si pone più eh, quasi in contrapposizione a Krishna come all'inizio, in contraddittorio, ma si pone proprio come la persona che vuol saperne di più per far meglio, e meglio, e meglio ancora, e così via. Quindi questa emozionalità iniziale, che era un po' patologica, viene meno. Certo, siamo nell'ILA non è che che Arjuna nella sua anima, ma vi ho detto quello è come dire è lo scenario, è il palcoscenico in cui si sono esibiti Krishna e Arjuna nel Lila. il lila si traduce proprio così, è come un teatro il lila. Ecco. Però in quel momento l'attore Arjuna faceva proprio la sua parte. Ma Arjuna è un eterno amico di Krishna che questo dialogo è stato possibile proprio perché è stato organizzato come una eh, straordinaria lezione per tutti noi. Ed è di questa ed è a questa lezione che noi stiamo ancora, è di questa lezione che noi stiamo ancora parlando dopo 52 secoli secondo la tradizione. È Rimasto qualcosa di fuori? No, queste sono altre domande. Le altre due, ma se sì, sì, in questa risposta è rimasto qualcosa di fuori nei confronti della comprensione di chi ha posto la domanda, E Tonia da Facebook dice: Grazie, maestro, ringrazio. Accolto il mio disagio. È un disagio che comunque ho detto subito. Se ricorda, Sonia, eh? Tonia. Tony, se ricorda tonia eh, io ho detto subito che intanto mh, mi fa piacere che abbia questa sensibilità ora deve aggiustarla questa vedete persone che hanno fatto un percorso di psicoterapia eh, con grande serietà con grande impegno e poi però rimangano come dire agganciati troppo emotivamente con il loro interlocutore, con il paziente, non possono fare psicoterapeuti. Hanno una seria difficoltà. Un chirurgo che ha fatto tutti gli studi di medicina, di chirurgia, ha fatto tutta la pratica, e se, è speciale, eh, se poi quando comincia a operare è preso dall'emotività, eh, poveretti gli operati, stavano meglio prima dell'operazione. Dell quindi sto invitando Tonia, ma proprio con affetto, con, con la fiducia che riuscirà, attraverso la pratica. Nell'era di Kali questo canto, questa pratica di Arinama Japa è proprio, è proprio Yuga Dharma, quindi io sono sicuro che ce la farai studiando, ascoltando. Devi praticare e poi magari mi saprai dire se vorrai. Bene, andiamo, ad ora, andiamo oltre. Altra domanda di Laura. Hare Krishna, rispetto rispettosi omaggi, caro Maestro, nel mondo spirituale esiste la dualità? Un giorno rientreremo nell'unità del tutto completo, dove non esisterà più la dualità tipica del mondo materiale? possibile ed è giusto non avere più la visione dualistica della realtà materiale da adesso? Esempio, accettando di più e giudicando di meno, senza paura più di nulla. Grazie. E questa è una domanda a grappolo, ce ne sono più di una di domande in questa. Intanto dobbiamo distinguere che la dualità nel mondo materiale. È pericolosa perché è sotto l'influenza di Guna. Soprattutto quando le influenze dominanti sono quelle di Rajas e Tamas, questa dualità diventa bellicosa. I bianchi contro i neri, i guelfi bianchi contro i guelfi neri, i guelfi contro i ghibellini, c'è qualcosa che non va, eh, eh, e questi e quelli, e i vaccinati e non vaccinati, quindi scontri questa dualità, è la dualità dell'ignoranza e della passione. Il contrario della dualità non è cosa pretendono certi spiritualisti quindi un azzeramento nirvishesha nirvishesha significa eliminare tutte le peculiarità nirvishesha sciugna vadi sciugna significa nichilismo certo è una traduzione un po Provocatoria la mia con nichilismo uh, suni è zero se i seguaci di zero dello zero eh, i seguaci del niente nichilismo se noi abbiamo in mente il delirio di potenza la volontà di potenza eh, 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 di nicciana memoria Beh, insomma, io non lo vedo consigliabile questo, non lo vedo consigliabile eh, da un punto di vista che non c'è un eterno ritorno sempre uguale, ossessivo, manicomiale. No, no. Noi nel mondo spirituale conquistiamo la libertà, ma la libertà non è la libertà di fare quel che si vuole. È la libertà del bene è la libertà del miglior comportamento possibile questo è tale solo quando viviamo in shuddha sattva e il mondo spirituale è shuddha sattva il concepimento del bene ma non la coazione al bene attenzione coazione non la coazione non l'obbligo di fare il bene, non la, la costrizione di fare il bene. È nella libertà, come ho detto prima. Perché se non fosse nella libertà non varrebbe più neanche come bene. Perché che valore ha l'azione di uno che ha dovuto fare il bene per forza? Non è certo una virtù. L'ha fatto per forza, quindi non è stata una scelta. Il bene vero viene dalla, dalla libertà, come la giustizia viene dalla verità, come verità e giustizia portano alla pace, ma la pace senza la giustizia non è vera pace, perché anche la pace deve essere nella libertà. E la libertà senza giustizia non esiste. E tutto questo senza l'amore per Dio non esiste. Tutte queste somme virtù, le 26 qualità del Bhakta, del Vaishnava che troviamo nella Città Nacerita Merita nel Madhya ma non esistono se noi non sviluppiamo amore per Dio. Allora, la pratica di queste virtù ci spiritualizza e quindi ci avvicina a Dio. Dio, vedendo che noi ci avviciniamo a Lui, si avvicina a noi, perché questa è proprio la Bhakti di Città Mahaprabhu. Noi facciamo quelle cose per attrarre Krishna ad avvicinarsi a noi, a rientrare in rapporto con noi, perché noi vogliamo rientrare in rapporto con lui. Quindi volendo rientrare in rapporto con lui, gli offriamo il cibo, lo stiamo, cuciniamo per lui, facciamo questo. Eh, sa quanto sappiamo quanto ama le sue creature e il suo creato, che noi ci comportiamo nel miglior modo possibile per attrarre la simpatia di Krishna. E Krishna è attratto da chi è attratto da lui. Quindi eh, nell'inni degli Alvar, questi grandi mistici che hanno accompagnato eh, le loro realizzazioni spirituali con poesie bellissime, gli inni dell'Alvar, degli Alvar, questi mistici, questa tradizione del sud dell'India, che è continuata fino al Medioevo, eh, loro dice eh, uno di loro, dice uno di questi due, dice: eh, eh, Mi trova chi mi cerca nel cuore. Chi mi cerca nel cuore mi trova. Mi trovano coloro che mi cercano nel cuore. Quindi eh, eh, non dobbiamo preoccuparci, la varietà c'è tutta nel mondo spirituale. E che mondo di perfezione sarebbe? se tutto fosse piatto, se tutto fosse, eh, come potrei dire, eh, eh, mi sentite? Sì, mi sento, ok. Eh, eh, nel mondo spirituale c'è tutto, ma c'è tutto il bene. Ecco che la persona libera può anche andarsene. E qui ora esce fuori. Scoppierebbe uno di quelle diatribe teologiche dalla quale io mi sono sempre sottratto perché no, no, non abbiamo bisogno di quelle diatribe, abbiamo bisogno di praticare la Bhakti notte e giorno anche nei sogni, nel sonno, eh, ma non delle diatribe perché è una grande verità quella. Che nella libertà si possono fare scelte e nella scelta si può scegliere anche di voltare le spalle a Dio oppure di fare pian piano altro da dimenticarsi di Dio e Dio lascia fare ovviamente se noi dobbiamo imparare il sano distacco emotivo da chi lo impariamo da Dio e se lo imparassimo da Dio, quindi noi lo imparassimo da Dio, la vorrebbe dire che l'abbiamo imparato bene. Se invece prendiamo falsi modelli, e poi quello che sembrava distacco emotivo diventa indifferenza per la sofferenza di altri. Altra Siamo domanda? Ci... Sì, l'ultima domanda. Are Krishna, Prego. i miei rispettosi omaggi e gratitudine. Credo di essere confusa rispetto al concetto di neutralità, perché pur sapendo che non esiste la possibilità di ottenere il bene in questa realtà condizionata, siamo comunque sempre chiamati ad agire per perseguire il male minore in questa nostra realtà materiale, quindi operare scelte ogni giorno. Ti chiedo gentilmente di aiutarmi a capire. Grazie molte. Eh, venerdì mattina che non era ancora mattino era pieno della notte eh, non riuscivo insomma, mi sono svegliato come mi capita tante volte e ho preso eh, la bhagavad gita o la città nace da mi sembra c'è l'ancienne perché venerdì era ancora e bravo pa eh, in una lezione dice fa questo discorso, che anche cogliere un vegetale, raccogliere un vegetale o tagliare no? una parte del vegetale per cucinarlo, anche quella è un'attività malvagia, ma quell'attività ha due motivazioni di altissimo profilo, di altissimo valore. Quali sono? Il primo è che noi non è che abbiamo deciso di mangiare, nel senso, noi siamo obbligati a mangiare. Per tenere il corpo con l'anima non dobbiamo mangiare, quindi non è un'opzione, non è opzionale. Quindi facciamo il male minore, come hai citato tu. L'altro aspetto, l'altra motivazione alta è che lo offriamo a Krishna, quindi lo cuciniamo con lo spirito dell'offerta, da una parte avendo fatto il male minore, dall'altra parte purificandolo con l'offerta, ecco che si libera dal peccato la nostra attività. Se noi avessimo fatto una scelta arbitraria, che quindi mangiare o non mangiare è opzione, no, non è opzione. Poi non mangiare un giorno, due giorni, tre giorni, giorni, poi <ride> hai fatto un suicidio. Quindi il mangiare nonostante sia causa di sofferenza per altri, perché ognuno è cibo per altri, tutti noi siamo cibo per altri esseri. Ciò nonostante, se noi scegliamo di fare il minor male possibile, lo facciamo consapevolmente, sapendo che dobbiamo sostenere il nostro corpo fisico con cibo fisico, non bastano eh, i per pensieri, per le buone intenzioni, eccetera, sì, sì. eccetera. Quindi questo ci assolve unitamente a fare l'offerta del cibo. Perché Krishna è l'assoluto, tutto quello che si offre all'assoluto, diventa assoluto quindi anche il cibo di cui ci nutriamo ci nutriamo di assoluto Altra domanda di... Di... Ah, no, okay, okay. di Lorena se una persona ha serie difficoltà economiche è giustificato che lavori in nero Grazie. No, non ho capito bene. Se ho capito bene non ho capito il senso. Quindi se me la rileggi lentamente vedo di scoprire dov'è il senso. Se una persona ha serie difficoltà economiche è giustificato che lavori in nero. Grazie. Non mi sembra che sia proprio comprensibile così com'è esposta. Non capisco, le difficoltà ce l'ha la persona perché è pagata in nero? No, no, non ho capito. E questa è questa la domanda? Che una persona è costretta ad avere difficoltà perché è costretta a lavorare in nero? E questa è questa la domanda? La domanda è che se uno lavora in nero perché ha difficoltà è sbagliato, io ho capito così. È costretto allora. Sì. Allora, se... <ride> come si vede, ci sono più interpretazioni. Se una persona è costretta a lavorare in nero, ci sono difficoltà? Cioè, se una persona non può fare di meglio che lavorare in nero, va incontro a a delle a delle complicazioni? È questa la domanda. Bele. Lei ha scritto, scritto ancora sotto le sue domande. Il lavoro in cui non si pagano le tasse è moralmente accettabile. Eh beh, chiedetelo ai politici, chiedetelo perché anche le tasse, anche le tasse dovrebbero essere giuste. Eh, la via più semplice è, è quella come dire, eh, di applicare la legge, ma ricordate che nella Costituzione della Repubblica Italiana, quando una legge è ingiusta, quando una legge è ingiusta, c'è anche la disobbedienza civile. Io non dico che dovete non pagare le tasse, non mi compete, non è qualcosa che sta nelle mie responsabilità a dire. Dico semplicemente che ci sono delle condizioni in cui eh, risulta difficile sopravvivere schiacciati, ma non so se questo è il caso di questa persona, oppure se ne fa una questione di tipo morale, semplicemente di morale, allora se ne fa una questione di tipo morale, dico, eh, fammi vedere la banconota, eh? disse il nazareno. Ai farisei, fammi vedere di cosa parlate, di queste tasse a Cesare, gliele paghiamo o non le paghiamo? Fu proprio la domanda che fecero a, a Gesù, il Nazareno, e eh, lui dice: fatemi vedere di cosa parlate. Eh, da una parte c'era la testa di Cesare e dall'altra parte c'era la Galilea. Eh, dice: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Io non posso che rispondere di altro che così. Non so a quale contesto si riferisca, non so chi sia la persona, io non so nulla eh, in quest'ambito, perché eh, dovrebbe esserci molta accuratezza, ma se è una questione semplicemente morale, io dico che gli ospedali costano, che le strade costano, che avere l'acquedotto costa, che avere... La sanità, seppure ridotta all'omicino, costa. Eh, eh, qualsiasi cosa del bene pubblico, anche i musei per essere mantenuti, costano. E anche gli organi di polizia, l'esercito, non si può fare a meno. Non si può fare a meno perché ci sono anche guerre di aggressione a cui dovremmo avere modo di poter contrastare. Quindi eh, è un... È una domanda troppo aperta, troppo poco definita. Va ragionata nei suoi differenti ambiti. Quindi si passa dalla parte che le tasse si debbono pagare, perché ovviamente noi riceviamo eh, servizi dalla società e dall'altra si deve vedere anche eh, qual è il motivo e quali sono i ragionamenti se c'è eh, se ci sono gli estremi di legge per poterlo fare. Volevo farti una domandina. Onorato. Visto che dicevi che l'indifferenza non va bene, però a volte anche ehm, essere troppo sensibili per la sofferenza degli altri fa soffrire. Allora, come si può equilibrare? Yoga è misura, l'equilibrio, yoga è equilibrio. Eh, caro Arjuna, non può essere uno yogi. Chi mangia troppo, troppo poco, chi dorme troppo, troppo poco, chi si dà da fare troppo, troppo poco. Occorre la misura. Eh? Nella, nel Vangelo del Self-Made Man. Eh, nelle, eh, questo mito del self-made man, eh, dell'uomo che si fa da sé, si fa molto male, proprio anche metaforicamente parlando. Noi bisogna avere questi insegnamenti dalla fonte più alta. Ecco perché Krishna nella Bhagavad Gita, nel Bhagavata Purana, insomma, in molte altre scritture... Eh, nell'opera della Smriti Vaishnava, pensiamo ai 6 Goswami Brindava e anche a molte altre figure, che hanno lasciato una ricchezza di patrimonio, un patrimonio enorme, un ricco patrimonio di conoscenze. E noi troviamo sempre questo leitmotiv, questo ritornello che ci vuole sempre il senso della misura. Quindi essere indifferente è un estremismo, essere estremamente... Eh, fragili emotivamente fragili è un altro sono due debolezze di contrapposta natura come sono di contrapposta natura tamas e rajas eh, però dobbiamo trovare un equilibrio satua è proprio l'equilibrio attraverso l'equilibrio satirico si possono ottenere risultati straordinari piuttosto che lasciarsi prendere dagli svenimenti, dalle, dalle, da un'emotività esagerata vuol dire patologica, o esagerata in po povera emotività, da povera, eh, assente, la persona c'è eh, eh, proprio un termine che Anaffettiva, la persona anaffettiva, altro che indifferente è quella, quella è proprio può produrre molto male, molto dolore negli altri proprio perché è anaffettivo. Non ha nessuna capacità empatica e quindi diventa un mostro. Ci sono stati capi di Stato e forse ce ne sono ancora, ma nel passato ci sono stati alcuni che proprio potevano sterminare milioni di persone senza la minima commozione. E qui è, quello è un'esagerazione. L'altra esagerazione è che le persone sono sempre in stato eh, di, di subuglio emotivo, è un altro problema anche quello. La L'anaffettività eh, è proprio il gelo affettivo, la, la totale incapacità di... di, 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 di di avere a che fare, perché nella affettività sapete che si nascondono molte una un, 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 un insieme di disturbi della personalità. Prendiamo un altro dualismo molto forte, che è tipico del mondo materiale sotto un'influenza di cuna, come dicevo nella risposta precedente. Ad esempio, sadico e masochista il sadico non è un affettivo gode del male che procura agli altri, non è un affettivo. Ragionate, pensateci. Il masochista produce male verso se stesso. Si umilia senza ragione. Si mette in posizioni che poi sono pericolose e dolorose. Ma in qualche modo ne gode eppure è esattamente all'opposto dal sadico il sadico gode dei delle sofferenze che procura gli altri il masochista gode delle sofferenze che provoca se stesso ma sono due turbe della personalità due disturbi della personalità ecco perché occorre una un equilibrio perché se una persona si sposta tutta da una parte, come farebbe un magistrato giudicante a conferire o, come dire, eh, eh, condannare una persona a una pena di vent'anni? Eh, se fosse esageratamente sensibile non lo potrebbe fare. Se fosse duro, 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 tenderebbe ad andare sempre più vicino all'ergastolo, in tutti i casi che esamina. Quanta necessità, soprattutto per i magistrati, di essere equanimi, equilibrati. Bene, spero di avere contribuito a, a dare una risposta, a darti una risposta a Grazie, sì, sì, grazie. Io ho fatto il mio meglio nel tempo che ho a disposizione perché si potrebbero fare casi che proprio io ho conosciuto, che io proprio sono venuta a contatto molto stretto di masochisti e di sadici. Non sono poi così rari, non sono solo nei manuali psichiatrici e psicologici, ci sono nelle famiglie, ci sono... Nelle, nelle relazioni, che quando perdono la testa, quando, sono i collerici, un'altra categoria ancora, persone che non sanno gestire la loro emotività, vedi, anche i collerici vanno in questa categoria, e poi sono gli apatici, come dicevo prima, vedi, non si smuovono, non si smuovono, non, non riescono a provare empatia, neanche per quello che accade a loro, che dire per quello che accade agli altri. Quindi, il mondo della emotività è un mondo molto variegato che dovrebbe essere approfondito e che naturalmente lo si può approfondire con la prospettiva degli Shastra. Io non approfondisco nulla senza la prospettiva degli Shastra. Non riesco a guardare a nulla senza la prospettiva che forniscono gli Shastra. Poi l'applicazione è tempo, luogo e circostanza, quindi ciascuno di noi è Deve esprimere un giudizio perché quel giudizio consente di mantenere di dare la rotta, come dire quando uno tiene il timone e eh, deve fare tutte le sue valutazioni: il tempo, il vento, le correnti marine, eh, eccetera, eccetera eh, eh, lo stato di movimento del mare. Eh, se non giudica di volta in volta, se non valuta di volta in volta, non può astenersi, se si astiene viene preso dalle, dalle correnti marine e viene scaventato sugli scogli e delle, da qualche parte. È un viaggio che finirà a male. Quello. Quindi siamo, siamo chiamati di volta in volta a fare le nostre valutazioni, per fortuna. E la valutazione più alta si chiama Tattva Viveka. Tatva è la verità più alta, Satyam, Ritam e Tattva tatto è proprio la verità spirituale e dobbiamo avvicinarci il più possibile a quella e, e entrare proprio in, quella, in quello stato di, eh, eh, di valutazione. Tattoa Viveca, no? è, è anche un libro di Taco Battivinoda, bellissimo, un breve, un piccolo libro, ma di grande... Lo sto leggendo. Ah, bene, 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 bene. Io ho fatto anche qualche seminario su, que, su quel tema lì. Tattoa Viveca, Tattoa ci consente proprio, come dire, di non fare una valutazione intellettuale che è sempre difettosa di non fare che dire una maturizzazione mentale, quella sì che è difettosa. E che dire la valutazione in base ai sensi? Ecco, da lì abbiamo i sensuali, i mentali, gli intellettuali, ma sono vari livelli di, di lettura delle apparenze, ma non sono mai la realtà, perché la realtà la si conosce se noi dimoriamo, se prendiamo dimora se prendiamo la cittadinanza nell'anima. Bello. Grazie. Ma grazie a voi per me, per me, questa è proprio gioia. Io sono totalmente a mio agio. Un pesce nell'acqua direbbe Gananda Rosso. <ride> Maciavole è un pesce nell'acqua. <ride> <ride> Lui si gioca sempre con questo mio nome. Ha fatto degli scherzi di tutti mi ha fatto scherzi di tutti i tipi di tutti i tipi e, 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 insomma e, e, viviamo proprio nel, nell'approfondire sempre più e domande e risposte non ha rivali come metodo di approfondimento non ha rivali per questo che krishna risponda ad arjuna tadviti pranipatena pari prashnena prashnena è fatta di due parole Pari, che è come peri in greco, pari vuol dire intorno, parinama, eh? ricordatela. No? Eh, pari, prashna, prashna sono domande. Prashnena sono domande al, alla modalità, eh, come dire, eh, strumentale. Eh? è una modalità strumentale quindi per mezzo di con lo strumento di domande tu ottieni la conoscenza la sapienza perché se hai questa attitudine umile poni domande e servi coloro che posseggono la sapienza te la passano e te la puoi ricevere altrimenti anche se la rubi la sapienza come accade a Karna nel Mahabharata poi nel momento del bisogno sfugge dalla memoria e non la puoi utilizzare. Ecco perché occorre il servizio costante, uno spirito costante di servizio. E così eh, le domande e le risposte sono proprio chiavi di apprendimento. Eh, anche il dubbio cartesiano è interessante, no? Le persone mi, dicono, mi chiedono tante volte. Ma fai citazione anche dall'attualità, perché le persone sì, vivono nei, nei sacri testi antichi, cioè, ma le persone poi vogliono agganciarsi alla, anche all'attualità. Vabbè, Cartesio. Cogito ergo sum. Siccome penso sono. Poiché penso, sono. E io scherzosamente un po' in maniera ironica dico sei come pensi <ride> perché se uno si limita al pensiero non fa non ha non ingranato la marcia trascendente quindi se incontrassi Cartesio, gli direi guarda te ha sempre detto cogito ergo Gossum ma a te dire medito entro ne, nella entrano nella né, non nella mente che la mente di tutta la mente è anche spinosa è così eh? tutti nel Seicento non è un caso lo chiamano eh, il secolo della scienza e anche dello scientismo e anche eh, Keplero e anche Galileo è, <ride> quindi è anche newton <ride> quindi pensate a quanti eh, sviluppa sboccia il mondo scientifico, eh, il pensiero scientifico, quindi eh, il distacco, come dire almeno da un punto di vista di classificazione, dal pensiero mitico, dal, dal pensiero iniziatico, dal pensiero rivelato, loro invece vogliono raggiungere tutto con l'intelletto, con l'intelletto. In Spinoza c'è però questa grande convergenza che l'intelletto, la mente, anch'essi sono Dio io non sono spinoziano vi dico quello che pensa Spinoza ma dio si esprime dappertutto e sono d'accordo perché anche la prakriti viene da me eh, dice cristiana la bhagavad gita nel capitolo settimo Devi me sciaguna mai mamma mia a ya quindi eh, viene ma io non sono nella precriti, poi dice che cioè quindi è più complessa la questione ma io prima che condanna Sì. donne di pensiero ce ne sono state eh, e ce ne sono sempre di più è importante cogliere anche eh, di che cosa possiamo parlare con loro per aiutarle a vedere anche la nostra prospettiva perché se noi non dialoghiamo con loro loro non dialogano con noi se noi ci nascondiamo dietro a delle affermazioni apodittiche o dogmatiche o e Quindi non spieghiamo, non, non, eh, eh, non diamo eh, come dire, modo di poter eh, capire quello che diciamo e lo possiamo fare solo se utilizziamo anche il loro linguaggio. Se utilizziamo il loro linguaggio, loro si sentono invogliati a dialogare con noi, altrimenti ci chiudono eh, col dire che ah, con loro non si ragiona, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo servire in tutte le modalità che ci è possibile e nessuno deve essere forzato a servire in una modalità che non è la propria. Krishna non consiglia mai questo. Spinge su Arjuna perché dice "Questa è la tua modalità. Il tuo guna karma è questo. Tu sei un eroe, non sei mai stato sconfitto. E ora per questa debolezza d'animo ti vuoi ritrarre dalla guerra? Ma no ha Arjuna ripensa perché guarda che poi ti prendano in giro diventi poi un una figura grottesca le persone penseranno che ha abbandonato la battaglia solo perché si è stato preso da paura per uno shatter, questo è peggio della morte bene non so che ora abbiamo fatto non so che ora vogliamo terminare, ma penso che sono già due ore. E con un po' di pietà per le mie corde vocali, <ride> chiedo anche a voi di averne un pochino. <ride> Quindi io vi saluto, vi faccio tanti, tanti auguri, vi faccio i miei omaggi, vi auguro ogni bene, proprio ogni bene. E se dico ogni bene, eh, eh, come dire, eh, terrestre e celeste umano e divino, non pensate che sia meno spirituale che dirvi solo il bene divino, no, noi siamo in questo mondo e dobbiamo farci una scala con questo mondo no? e, e fare nel qui e ora quel che ci è concesso di fare. Io auspico che ognuno di voi faccia il proprio meglio e che aiuti quante più persone possibili, cominciando da quelle più vicine. Poi arrivano anche quelle più lontane, ma intanto cominciate dalle persone più vicine. Grazie a tutti per questa piacevolissima serata che abbiamo passato insieme. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, maestro. Grazie. Grazie, per Prosperità, prosperità. Prosperità anche nel qui ed ora. Grazie a lei, grazie a lei. Che non dicano mai che ci siamo alienati dal mondo, che si è lasciato le persone nelle peste perché noi avevamo da fare altro. Ecco, che non dicano mai questo. Noi dobbiamo proprio sottolineare che il bene è il bene che facciamo per gli altri, perché se facciamo il bene per noi ci ammaliamo di egoismo, accresce l'egoismo e anche di narcisismo. Se noi facciamo Dai. il bene per gli altri, il nostro bene è già fatto. Se noi operiamo per il bene degli altri e diffondiamo questo messaggio proprio col cuore, non... Eh, non così perché abbiamo da fare la messa tutte le mattine o perché abbiamo da salire su e fare la preghiera a tutti i fedeli. Sì, Va bene, va bene fare i doveri, se è nel dovere del sacerdote va benissimo. Però sentire una spontaneità tutte le volte che c'è la possibilità, che si presta l'occasione di aiutare chi che sia. Anche i duskritinami, anche i malfattori, anche quelli che provocano tutta questa, questa pandemonia. Anzi, cominciamo col pensare che loro sono i più bisognosi. Quindi se fra 20-30 persone individuiamo uno di questi o due di questi, rivolgiamoci a loro perché aiutando loro si aiutano anche gli altri 30. Buonanotte a tutti.

Costavano molto meno di Altre anni, uh -huh. mamma mia! Oh, okay. Costavano di meno